Ciao ragazzi, buongiorno, come state oggi? Finalmente siamo arrivati a venerdì, venerdì 5 giugno. Allora, oggi è l'ultimo giorno della settimana, forza che è l'ultimo giorno e poi siete liberi. Allora, abbiamo parlato in questi giorni della piramide alimentare, giusto? Degli alimenti che sono buoni per la nostra salute, quello che dobbiamo mangiare spesso nella settimana o durante la giornata e quello che invece dobbiamo mangiare un po' di meno. Allora, vediamo qui nel nostro libro alla pagina 50. La pagina 50, esercizio numero 8, ci dice quello che dobbiamo consumare nella piramide alimentare. È diviso tra bevande e alimenti. Quindi sulla sinistra abbiamo le bevande, le cose da bere, e sulla destra abbiamo gli alimenti. Allora, nella parte sotto, che sono gli alimenti che dobbiamo generalmente consumare tutti i giorni, abbiamo l'acqua come bibita e abbiamo i cereali, quindi la pasta, il riso, cereali e derivati, no? Pasta, riso, pane. Nella parte superiore abbiamo come bibite succhi e centrifugati di verdura e frutta. I succhi sono lo jugos, i centrifugati sono quelle spremute, no? Sono le spremute quando utilizziamo la verdura per essere un jugo, normalmente estese il centrifugato. E dobbiamo mangiarlo spesso. Ecco, la cosa migliore sarebbe ovviamente bere succhi e centrifugati senza zucchero, dovremmo berli naturalmente, no? Poi durante la giornata dovremmo mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, frutta e verdura. Nella parte ancora superiore, quindi nella terza parte della nostra piramide, abbiamo come bevande le bevande gassate e zuccherate, il caffè d'orzo, il tè deteinato. Limitare il consumo. Ora, queste bibite, le bevande gassate, sono la gassiosa praticamente, no? E zuccherate, perché stanno con gas e con zucchero. Caffè, tè, esso limitare il consumo, cioè berne sì, però non molte, è meglio evitare le bevande gassate tutti i giorni, non va bene, il caffè uno al giorno, ok? Limitare il consumo significa non consumarne troppo. E poi ci sono i nostri alimenti che corrispondono alle proteine, che sono la carne, il pesce, le uova, le noci, las nueces, no? Latte e latticini. Latticini sono todos los derivados della leche, no? Le noci sono las nueces. Questa frutta secca, la frutta secca è molto importante perché contiene degli oli naturali che sono molto importanti per il nostro corpo. E questo dovremmo mangiarne di carne, pesce, eccetera, di proteine, dovremmo mangiarne 2 o 3 porzioni al giorno, dice, ma io credo una porzione al giorno che vada bene, ossia se mangiamo carne a pranzo non dovremmo più mangiarla a cena, no? Dovremmo mangiare qualcosa che la sostituisca. E poi nella parte superiore, nella nostra piramide, abbiamo gli alimenti più grassi, quelli che fanno un po' meno bene al nostro corpo, no? Allora dice bevande alcoliche, tè, caffè, mai. Ovviamente per i bambini, per voi giovani, ovviamente le bevande alcoliche, il caffè non vanno bene, non dovreste berne, no? Però magari gli adulti se bevono un bicchiere di vino al giorno, o un caffè, 1 o 2 caffè al giorno, non è che sia un grande problema, però per i bambini diciamo che questa è creata per voi ragazzi, no? Quindi voi non dovreste bere queste bibite o bevande. E poi abbiamo i dolci e i grassi come alimenti, dei quali bisogna limitare il consumo. Allora, i dolci e i grassi ovviamente sono parte di alcuni alimenti e sono dannosi a volte per il nostro corpo se consumati in quantità eccessive. Ovviamente, se io mangio una fetta di dolce una volta alla settimana, va bene, non succede niente. Se io mangio una caramella al giorno, non succede niente. Però
Però se io mangio 10 caramelle in un giorno, una fetta di torta, condisco l'insalata con tantissimo olio, questi sono tutti grassi che fanno male alla mia salute. Ok? Quindi ripassate un po' la piramide alimentare e buon weekend. Buon weekend ragazzi, ci vediamo lunedì. Ciao!